Parentesi dedicata al campionato di promozione qui a Idea Web TV, un caffè fuori campo direttamente dal Dama 3. Siamo in compagnia di Momi Sellam, attaccante del Fossano che è in corsa ovviamente per la vittoria del campionato, un Fossano che però è incappato domenica in una sconfitta esterna contro l'Alpignano. Ecco, Momi, che partita è stata? Che cosa non ha funzionato domenica? Buonasera, innanzitutto è stata una partita molto equilibrata, è stata decisa da alcuni episodi che sicuramente verranno risolti. Abbiamo già guardato con il mister quali sono i problemi e è stata, come dire, una risoluzione. Da singoli episodi, quindi secondo me è solo una giornata un po' storta, quindi ci riprenderemo, secondo me, quindi avremo modo di rifarci domenica già contro la capolista, quindi per noi è uno stimolo ancora molto importante per andare a far bene. Quanto può aver pesato in questa sconfitta contro l'Alpignano il turno d'andata giocato appena una settimana fa, proprio contro lo stesso Alpignano in Coppa Italia, vinto per 4-2 in trasferta? Può aver pesato nel senso di aver sottovalutato l'avversario su un altro campo, qual era il campionato rispetto alla Coppa Italia? Ma quello sicuramente, perché contro di loro in Coppa abbiamo giocato una partita il mercoledì sera, abbiamo fatto una gran bella partita, abbiamo giocato benissimo. È ovvio che dopo che vinci 4-2, che potevamo farne anche tanti gol in più, come dire, l'abbiamo presa un po' sotto gamba, è stato un errore nostro. È solo quello, quindi adesso già domani sera avremo modo di giocare e ci rifaremo. Quindi è stata solo una caduta, ci stiamo rialzando, ecco, non è quello il problema. Ecco, stasera ci sarà il ritorno con l'Alpignano, partita da un grande vantaggio, mentre domenica ci sarà il Boves. Boves che però sta andando con il passo del gambero, perché se avete perso voi, ha perso anche il Boves, tra l'altro la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Domenica forse la resa dei conti dopo questo continuo inseguirsi a vicenda. E certo, sarà veramente una bella sfida. Comunque qua si vedrà chi ha, diciamo, qualcosa in più come valore, come tutto. Noi daremo tutto, penso che qua è sicuramente molto importante. È ovvio che il campionato è ancora lungo, però è molto importante in questo caso dimostrare il proprio valore. Rispetto all'anno scorso avete un peso sulle spalle maggiore, una squadra costruita per vincere il campionato, mentre l'anno scorso sei andato a Fossano per un progetto, quest'anno il progetto si è concretizzato, c'è la squadra per vincere questo campionato e sentite la responsabilità di dover dimostrare qualcosa rispetto a chi ha creduto in voi quest'estate nel mercato? Beh, sicuramente la società ha fatto degli acquisti molto mirati, la squadra ha più valore rispetto all'anno scorso, ma già l'anno scorso era già una buona squadra, infatti anche abbiamo dimostrato già l'anno scorso che eravamo una buona squadra e quest'anno ancora di più e secondo me è una questione di tempo, perché comunque stiamo trovando un po' la quadratura della squadra, quindi non è un problema secondo me adesso
non è un problema, perché la società è molto organizzata e stiamo facendo, cioè faremo bene, sono sicuro di questo. Ecco, si parlava del mercato importante estivo, un mercato messo in piedi da una dirigenza nuova, ecco, rispetto a quella dell'anno scorso. Sappiamo tutti delle traversie che ha avuto il Fossano nel corso della scorsa stagione. Ecco, che cosa ti ha convinto a restare del progetto? Immagino avrai avuto comunque i contatti con il nuovo presidente, con la dirigenza. Che cosa ti ha convinto a restare? Che cosa ti ha convinto di questo progetto? Ecco. Soprattutto che cosa si aspettano poi adesso dalla nuova società? Ma io sono stato convinto dalla società, perché comunque la società è molto seria, è molto ambiziosa, vuole far bene, vuole portare il Fossano ai suoi massimi livelli, che conosciamo benissimo, e quindi per me è stato importante quello, cioè arrivare, voler portare il Fossano il più in alto possibile. Questo per me è molto, molto importante. A proposito di mercato estivo, tu eri una delle pedine pregiate dove tutti dicevano nova qua, nova là, nova su, nova giù, e poi sei rimasto a Fossano, gabbando un po' tutti in effetti. Quali erano, se puoi dircelo, le squadre che erano più interessate a te? Ma c'erano, a dirti la verità, molte squadre, e se sono rimasto a Fossano è perché è stata la mia scelta, perché appunto è quella più importante. Di queste squadre c'erano diverse squadre di eccellenza come Pinerolo, Cavour, tantissime altre, però ti dico, per andare in eccellenza e provare a salvarsi o cercare di fare un campionato mediocre, perché non provare a salire dalla promozione con una società molto ambiziosa? Ecco, insieme a te è arrivato anche veramente un pezzo pregiatissimo del mercato come Ballario. L'anno scorso tu hai fatto 30 gol in campionato, quest'anno ne hai fatti 11, Ballario ne ha fatti 8, mi sembra, fino a questo momento. Quindi voi le attese per ora non le avete tradite, ecco. Puoi promettere di raggiungere di nuovo quota 30, anche se è una cifra di un certo livello. Diciamo, facciamo un 30-30 fra te e Ballario. Sicuramente l'anno scorso 30 è adesso esagerato, secondo me poter ripetersi sempre. E questo sicuramente devo ringraziare per questo i miei compagni, che sicuramente senza di loro non avrei fatto così bene. E comunque con Alessio secondo me faremo bene, cercheremo di fare il meglio possibile per noi e per la squadra. Adesso passiamo un po' alla parte Ammar Corvi, visto che ti conosciamo da una vita ormai. Forse non tutti lo sanno, ci riferiamo soprattutto a chi non conosce Momi se non sui giornali. Momi è stato un giocatore della Juve per pochi mesi, si è allenato con loro, della Juve Primavera chiaramente di Chiarenza, si è allenato con loro. E quindi ha potuto allenarsi spalla a spalla con Marchisio, Lanzafame, De Ceglie, mi dimentico qualcuno sicuramente, anche Giovinco, quindi la formica atomica. Quindi raccontaci quell'esperienza. È sicuramente stata una bella esperienza, quello sicuramente. Penso che sia l'obiettivo di qualsiasi giocatore, di qualsiasi ragazzino che tocchi un pallone, arrivare a quei livelli o giocare con persone che poi sono arrivate a quei livelli, e sicuramente poter pensare di essere stato in mezzo a loro è stata una bellissima esperienza, soprattutto sapere che loro adesso c'è gente che gioca in nazionale, ovviamente è una gran bella esperienza. Dopo questa tua parentesi bianconera, hai fatto anche un'esperienza all'estero, in Bulgaria.
e quindi ti sei confrontato nel massimo campionato bulgaro. Non è uguale all'Italia, suppongo. Spiegaci un attimino quali sono le differenze. Laggiù i calciatori sono visti sempre come degli dèi, come qua, o raccontaci un po' qual è stato questo tuo anno lontano da casa. È stato bellissimo, nel senso che calcisticamente è molto importante. Il livello sarà, penso, una C1, penso. Vabbè, c'erano le prime tre squadre che avevano un passo diverso dalle altre, invece le altre squadre erano più o meno dello stesso livello, ma c'erano due o tre squadre che avevano un altro passo. Sì, sicuramente anche lì giocare in Serie A bulgara è molto bello, perché comunque vieni trattato come giocatore da Serie A. E comunque per me è stato un anno molto, molto importante, sia dal lato umano che dal lato calcistico. Cioè, comunque ho fatto delle presenze, ho giocato con dei giocatori che giocano in nazionale bulgara, giocatori che hanno... Un mio compagno era anche il capocannoniere di tutto il campionato, ha vinto anche il... Quindi era un livello molto, molto buono, ed è anche molto bello come campionato. Ecco, dopo questa esperienza all'estero sei tornato in Italia e prima del Fossano sei stato a Revello. Ecco, che cosa ti ha dato questa realtà? A Revello ti ricordano tutti ovviamente molto, molto bene, in primis Mister Careglio. Noi l'avevamo sentito durante il mercato, all'inizio del mercato estivo, e ci diceva magari tornasse Sellan qui, lo accoglierei, ecco, a braccia aperte. Cosa ha significato questa esperienza a Revello per te? Qual è il rapporto proprio con il mister? Ma con il mister ho un gran bel rapporto, perché prima di tutto siamo amici, io lo conosco da tanto tempo, perché ho giocato con lui a Cavour e a Pinerolo, quindi è da tanto tempo che ci conosciamo, ci stimiamo, siamo molto amici. E per me il Revello è stata una seconda casa, perché lì quando sono ritornato dalla Bulgaria avevo dei problemi e loro mi sono venuti incontro, e in effetti lì io stavo benissimo, dopo i tre anni ti mancano magari, sono venuti a mancare un po' di stimoli, e secondo me dopo un po' uno per cercare nuovi stimoli fa anche bene cambiare ogni tanto, quindi... Io il Revello li devo sempre ringraziare, sia i compagni che ho avuto, che tuttora giocano ancora lì, e il mister e la società, sicuramente li devo ringraziare tutti, perché mi sono sempre trovato benissimo. C'è una domanda che penso sia una curiosità più che altro, che affligge che molti italiani se la vorrebbero togliere. Tu sei di origini marocchine, sei musulmano, e volevo sapere, durante il Ramadan cosa pesa per un giocatore? Perché vedi molti atleti che paiono non patire minimamente comunque uno sforzo fisico come questa pratica musulmana. Tu come l'affronti? Cioè, riesci a viverla bene? Fatichi più del previsto? Cioè, non lo so, è una cosa che io non riesco a capire, come si possa avere lo stesso passo sia in una durante, cioè quando sei a posto fisicamente tutto, rispetto a quando devi fare questo sforzo. Ma io ti dico, io sono ormai abituato, perché da quando sono piccolo che lo faccio, quindi per me ormai adesso non pesa più, ma penso che sia, è una cosa che se tu ci credi, cioè lo fai senza nessun dubbio e nessuna fatica, per quanto mi riguarda, perché se una cosa la fai per Dio, o è una cosa che non la senti, per quanto mi riguarda, quindi
Non, anzi, forse nel periodo in cui lo faccio mi trovo anche bene, anche fisicamente.